Io mi trovo a Corsciova, che come dicevi tu è proprio appena al di là del confine ucraino, in terra polacca. Qui vediamo le conseguenze dei bombardamenti e delle città assediate in Ucraina. In questo mall in particolare, un mall che è in disuso, è diventato un centro di accoglienza. Con me c'è Giovanni Visone di Intersos, al quale vorrei chiedere che cosa succede qui, cosa state facendo. Qui è in questo centro commerciale, che appunto è stato riconvertito a centro di transito, arrivano ogni giorno migliaia di persone dalla frontiera vicinissima e trovano una prima accoglienza, si fermano per un tempo che può variare dalle poche ore a qualche giorno, per poi ripartire con i bus che vedete alle nostre spalle verso le altre città polacche o anche verso città europee. Ieri abbiamo visto un bus partire per l'Italia. Nelle storie di queste persone ce ne sono alcune che hanno dei parenti da raggiungere in altri paesi europei, ma ne abbiamo sentite anche molte che non sanno dove andare. E l'attenzione ovviamente umanitaria deve rivolgersi soprattutto a tutti, ma ancora di più a chi rimane indietro. Ci sono donne sole con bambini, persone che appunto non sanno cosa fare, hanno bisogno di una protezione speciale. Poi all'interno avete un punto medico, lì cosa succede? Pensate a persone che vengono da un viaggio molto duro attraverso l'Ucraina per arrivare alla frontiera, sono provate, sono stanchissime, qui trovano la prima assistenza medica e ovviamente quello che noi troviamo di tutto, da febbri, persone con la febbre, a persone che devono essere trasportate urgentemente in ospedale. Nelle immagini che state vedendo vedete che è una situazione assolutamente molto molto precaria. Ieri il direttore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, ha detto: io una cosa così in tutta la mia vita non l'ho mai vista, e si presume che questa sia un'emergenza che andrà avanti a lungo. Allora come si sta ragionando? Adesso siamo nella fase della prima emergenza, tutto sta avvenendo in questi giorni molto rapidamente, molto anche con caoticamente, per la massa di persone che sta arrivando. Sono arrivate circa 200.000 persone al giorno, insomma hanno passato la frontiera in quest'ultima settimana, insomma oltre 1 milione. Adesso bisognerà strutturare, diciamo, una capacità di accoglienza, gli stati che garantiscono accoglienza devono essere supportati e bisogna garantire un'assistenza umanitaria piena. Ieri ricordiamo l'Unione Europea ha dato il via libera ai permessi di soggiorno per i profughi dell'Ucraina ed è un primo passo importante intanto.